C'è un altro incidente che qualche giorno fa ha cancellato una vita. Un lavoratore del porto di Trieste è finito in mare, non si sa come, con il mezzo che stava manovrando. Questa mattina, sindacati, terminalisti e tutti gli attori che si occupano di sicurezza si sono riuniti in prefettura per capire cosa fare per evitare altre morti sul lavoro all'interno dello scalo. Livia Liberatore. Un tavolo tecnico di una decina di soggetti per aggiornare le norme sulla sicurezza dei lavoratori del porto di Trieste sarà costituito tra pochi giorni. La decisione è stata presa in prefettura in un incontro a cui hanno partecipato più di 40 soggetti interessati, compreso Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità portuale, sindacati e terminalisti. Incontro convocato dopo l'incidente al Molo Settimo in cui ha perso la vita l'operaio Paolo Borselli. Fissati i pilastri su cui lavorare, in primo luogo il potenziamento della figura dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del porto. Bisogna lavorare ancora di più intorno a questa figura, bisogna renderla in qualche modo, come dire, più tutelata. Il termine che ha utilizzato e mi è piaciuto moltissimo, il presidente D'Agostino, ha chiesto rispetto per questa figura. Un altro punto riguarda le certificazioni di sicurezza da parte dei terminalisti. Bisogna comprendere, sì, se non sia il caso di, per poter lavorare all'interno di quelle realtà, doversi munire di determinate certificazioni di sicurezza. Da approfondire anche i near miss, gli infortuni evitati per poco. Secondo noi si può costruire molto, in aggiunta anche rispetto agli obblighi di legge, per arrivare, come dire, a una connotazione di rating, delle aziende che evidentemente poi, innestano processi virtuosi e di crescita nel settore della sicurezza dopo il verificarsi di mancati incidenti. Fondamentale infine la formazione dei lavoratori. All'interno di un 2023 in cui forse, diciamo, le attività potrebbero non avere gli stessi trend del 2022, forse, diciamo, il tempo che non sarà impiegato per quelle attività potrebbe essere dedicato alla formazione.